criterio, se c'è, è quello dell'eccellenza e dell'originalità nei limiti del possibile, cioè o progetti nuovi che debuttino qui a Napoli in Arena Flegrea, o artisti che magari a Napoli non abbiano mai messo piede, come Diana Krall, per esempio, per fare il nome più grosso, più importante, quelli mi vengono in mente. A Napoli in effetti non ha un festival suo di musica e adesso prova ad averlo, poi si chiamerà Stagione Arena Flegrea, ma in realtà vuole essere come un festival, e quindi un festival deve attraversare più generi. Non ci sono neanche tutti, se vogliamo, perché ci potrebbe essere ancora il teatro, per esempio, che è un genere che sarebbe fondamentale, ci potrebbe essere la musica classica, che sfioriamo l'ultimo appuntamento, però c'è tempo, perché, ripeto, questo è un anno zero, quindi l'anno zero è chiaramente un anno, come dicevo prima, in cui si attua una sorta di compromesso da tutto ciò che si vorrebbe fare e tutto ciò che si deve capire se si possa fare. L'Arena Flegrea riapre le porte alla città in maniera stabile, con un progetto organico ed un ricco cartellone estivo che porterà per la prima volta a Napoli star internazionali, volti inediti ed originali sinergie tra artisti, su un nuovo palcoscenico coperto. Generi musicali trasversali fra cantautori e jazzisti d'eccezione, oltre ad un progetto dedicato a Fabrizio De André e ad una proposta che collega la musica classica con l'elettronica. Un cartellone che rende questo spazio da subito uno dei migliori punti di riferimento della musica italiana. Un ulteriore passo in avanti della nostra città, l'Arena Flegrea, con una collaborazione straordinaria tra Comune di Napoli, Mostra Oltremare e soggetti privati, riconsegna alla città un'arena bellissima con un programma molto bello quest'estate, quindi con una durevolezza nel tempo per una mostra che possa essere sempre di più vissuta ogni giorno, mattina, pomeriggio e sera. Ricordiamo che noi anni fa, dopo tantissimi anni, dal 1976, abbiamo riaperto la mostra tutti i giorni per una fruizione collettiva come bene di tutti. Tutto esaurito il 25 aprile, un'onda di turisti continua senza precedenti, una grande rinascita culturale, una città viva, piena di energie, e siamo davvero soddisfatti che finalmente in questa campagna elettorale anche il Presidente del Consiglio con molti ministri si stia accorgendo che forse Napoli è una città che sta costruendo un futuro importante, grazie esclusivamente sinora alle forze napoletane, dagli imprenditori agli operatori economici, agli operatori culturali, agli amministratori, ai giovani, ai disoccupati, alle associazioni, ai comitati, ai movimenti. E grazie a questa forza popolare anche il Presidente del Consiglio ci sta facendo l'onore di venire spesso nella nostra città e di capire che esiste anche Napoli, e soprattutto una bellissima Napoli, piena di problemi, ma con grandi energie.